Ha riaperto al pubblico dopo oltre un mese di chiusura a causa di un'infiltrazione d'acqua l'ingresso di via Sant'Ignazio di Loyola al Parco dei Camaldoli, un'area verde di quasi 140 ettari a ridosso dell'Eremo, il monastero dei monaci camaldolesi, che da oggi torna accessibile alla cittadinanza grazie all'intervento congiunto di comune e municipalità con l'ausilio delle partecipate Napoli Servizi e dell'azienda idrica ABC. Si torna dunque a passeggiare nel parco mentre proseguono gli interventi di potatura e messa in sicurezza che dovrebbero consentire in breve tempo di riaprire gli altri due ingressi di via Camaldolili e via Rai. Siamo riusciti a eliminare la perdita idrica che stava all'interno del parco in tempi relativamente brevi e quindi stamattina si riapre l'ingresso di via Sant'Ignazio di Loyola. Abbiamo lavorato anche per l'apertura di via Camaldolilli e c'è un problema di sorveglianza lì. Stiamo cercando di risolverlo e credo che a breve potrebbe essere riaperta anche via Camaldolilli. Riapre l'ingresso di Sant'Ignazio di Loyola, che è uno degli ingressi che si trova al centro di un territorio fortemente urbanizzato. Il nostro obiettivo adesso è riaprire anche gli altri due ingressi, via Camaldolilli e via Le Private Rai, per rendere fruibile tutto il Parco dei Camaldoli. È un'importante sfida che ci siamo promessi di fare e porteremo avanti, come abbiamo portato avanti la risoluzione di questa problematica a Sant'Ignazio di Loyola. Questo è il polmone verde più grande della nostra città, è uno dei parchi urbani più grandi di tutta Italia e deve assumere sempre di più una vocazione di bosco, e per questo è importante lavorare anche con l'ente parco metropolitano, con la regione Campania, per rendere questo spazio veramente un fiore all'occhiello per la città.